one's going to come to a head Sunday. Don't miss it. I know what you think to do. As soon as Rockstone will get my international title, you think you deserve another title shot. But look here, listen to me. I'm not willing to give my belt as you think, so get ready. Because after that sentence, after this Sunday, I will be still your international champion. And above all, the best in the world, McMartin. Did you stop it? Have a go. I don't care what your surname is. I don't care what you think. As you should worry about Rockstorm for that sentence, because you are going to face him in an extreme rules match. And I want to ask you a question. Are you ready now to face him in an extreme rules match, FFO? Okay, I'm ready, McMartin. Attenzione, scappa la rissa! Beh, i due di certo non si amano, soprattutto negli ultimi tempi. FMW Quarton, attenzione, arriva Rockstone addirittura. Attenzione! Incredibile, incredibile! E John Pranzo che fa? Let's face yourselves, guys, right now! Questa circostanza, anche se qui però non scappa, cerca di aggirarsi lì, ti contro, io ben apprezzato, attenzione qui, e poi pronto nel neckbreaker, ottima idea quella di FMO, e poi esulta, ma sbaglia tutto, attenzione, no, contro la parete, no, FMO, attenzione, niente a fare FMO, attenzione qui, attenzione FMO, niente a fare, attenzione Rockstone,
Se la rischia, se la rischia Rockston. Ma che attenzione, fermo qui! Skycrash e Ferrari su Rockston! È un chiaro avvertimento! E poi Nick Prager su McNaughton! Grandioso! Grandioso qua! Grandioso! Mamma mia! Grandioso FMO! Oh mio Dio, mio Dio! Ma questi sono in due! Attenzione! Ogni volta che si gira viene colpito FMO! Rockston qui non ha digerito la Skycrash infernale! Ancora, attenzione, ancora, i due, anzi i tre combattono, ma per me da solo qualcuno dovrebbe aiutarlo. Attenzione ancora, qui, per me è stanchissimo, sta incassando, McNaughton. Attenzione, 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 Rush, forward Rush and Sweep, da parte di McNaughton. D'altronde anche lui ce l'ha tantissimo con FMO, non soltanto Roxa. Oh mio Dio, contro il vetro! No, contro il vetro no! Contro il vetro no! Contro il vetro no! Per fortuna no! Ancora no! Attenzione ancora! No ragazzi, fermatevi, ragazzi, fermatevi! No, no, no ragazzi, no ragazzi, un braccio teso! Lo stanno annichilendo, lo stanno annichilendo, non ci credo! Non ci credo, attenzione! Braccio teso! Lo stanno massacrando e non c'è nessuno che interviene ad aiutare FMO. Questo la spiega lunga, la dice lunga questa. Questa la dice lunga, i due lo stanno colpendo in maniera anche molto dolorosa. Ahia. Oh mio Dio, no, di no. Oh mio Dio, di no. Mamma mia ragazzi, mamma mia, non ci credo, non ci credo. Morton Driver, no. Lo hanno chiuso. Roxon se la può anche ridere. Incredibile. Incredibile. Durante il suo ingresso, infatti ora si guarda molte volte indietro, è stato aggredito, assalito da Danny Johnson, dal Montilla, che dunque ha eseguito gli ordini di John Laurinaitis. Beh, Laurinaitis a sua volta era stato aggredito da Ambrose Marcia, perciò per vendicarsi, però John Pranzo ci deve mettere qualcosa in mezzo, ci deve mettere qualcosa di suo, assolutamente, che questa storia tra i due non può essere finita. Infatti oggi comunque avremo un tag team misto, Simark e Nati contro Danny Johnson e Kimberly. Mentre Nati fa il suo ingresso, vorrei spendere due parole su quanto corso, insomma, poco fa. È stato scandaloso come John Pranzo e JM di Rising Sun abbia permesso a FMO di combattere contro Ben Golladi, un comportamento da arrabbiare assolutamente. La dirigenza forse non vuole usare, metterlo fuori causa a causa insomma anche della presenza del padre come presidente, però insomma FMO è per internazionale trattato in quel modo, cioè veramente una cosa bruttissima. 2-1 peraltro, Roxon si è preso un grande vantaggio in vista di Death Sentence quando andrà in un Extreme Rules match contro FMO. Ti fanno, lo tifano ancora, lo supportano ancora, sebbene sia dalla parte di uno di certo non tifato come John Laurinaitis. David Johnson, eccolo qui. E Nati lo guarda come un essere ormai senza vita. D'altronde il Johnson ha venduto l'anima al diavolo, l'ha dovuto fare però, e non l'ha fatto di certo con piacere. I fan però sembrano quasi sempre dalla sua parte e sembra avere una calamita sui cervelli, sulle menti dei fan questo David Johnson. Molti dischi però anche, per vedere la verità. David Johnson, ora attendiamo l'ingresso di Kimberly, mentre qui Rising Sun
John Pranz secondo me sta un po' troppo spadroneggiando in negativo. Probabilmente l'unica cosa buona fino adesso è che abbiamo avuto un'altra notizia riguardo Death Sentence, Extreme Rules Match, Rockstar contro il campione internazionale FMO. Mentre qui, eccola qui Kimberly, l'assistente esecutiva. Lei dice che pensa al lavoro e pensa anche al divertimento, ma il lavoro è una cosa molto più importante. Beh, Kimberly non mi sembra, visto che secondo me stai portando del Jones alla disfatta. Ho come questa impressione, non so perché. Però è sempre molto seducente, diciamo la verità. Si inizia dunque quando si marca David Johnson subito, attenzione, David Johnson però più pare i colpi del C-Mark, di colui che è stato aggredito proprio da David Johnson stesso, e il C-Mark questo non lo perdona, ed infatti una scarica di pugni, Andrew C-Mark che fanno solo tutti con lui. Grandioso, grandioso carisma per Andrew C-Mark. E attenzione, subito lo solleva e poi body slam! Eh sì, immediatamente, e va a dare il cambio andati. Nadia David Johnson, incredibile. Ora tocca a Kimberly. Kimberly che fa? Se ne va Kimberly. E Nadia qua, attenzione! Nadia! Va vuoto. Qui Kimberly l'aveva attesa al varco. L'aspettava al varco, dai, non c'è nulla da fare. E Kimberly ne ha approfittato. E qui era meglio, no! Attenzione, la mette lì. Nadia una gomitata. Attenzione che fa qui, prende i gradoni, li lascia andare. Una gomitata, Nati è un po' spesata. Si dovrebbe dare il cambio a Andrew C-Mark, eccola qui Nati. Le donne sono i membri legali del match. Nati l'aspetta però, attenzione. Entra a fare, Kimberly è molto bravo qui. Attenzione Nati, Running Bulldog, Running Face Slam. La parte della bionda che va ancora a colpire, attenzione, ancora qui, va a segno con Face Buster. E qui Kimberly già mi sembra la frutta, attenzione. E si fate attenzione, K2! K2! Però ora va a dare il cambio a C-Mark, non è una buona scelta. E infatti Kimberly dice no, è meglio che so il cambio, se no questo mi conta anche fuori. Attenzione però C-Mark, ancora C-Mark, vuole chiudere il match alla svelta Andrew C-Mark, non vuole che si prolunghi. Explode super, forse anche per la presenza delle due divas, non vuole il male di nessuna. Andrew C-Mark, che va a segno forse, step suplex, eseguito perfettamente. Ed attenzione, perché siamo pronti a chiudere il match. Andrew C-Mark è pronto, attenzione! Quinn Breaker, non ci credo, David Johnson si fa gabbare in questo modo. Non è un David Johnson, non è quel David Johnson che conosciamo. Però non lo schiena, è d'altronde Andrew C-Mark. Gli vuole infliggere il maggior dolore possibile. Mamma mia ragazzi, vada le corde. Siamo pronti a chiudere, no! Fermo smash! Non ne basta uno, non ne basta uno. Un altro, ancora! Ancora! Mamma mia, lo sta distruggendo! Lo sta distruggendo! Fremaster qua va a chiudere il match, non ci credo. 1, 2, appena 2, soltanto 2. E sembra C-Mark però, cioè il Johnson non sta lottando, lo sta ridicolizzando, lo sta ridicolizzando. E poi Sax Flex, mamma mia ragazzi, non ci credo, non ci credo. Attenzione, lo va a chiudere forse. E ora siamo giunti al momento. Guarda le corde, buon in elbow forse? No! Boom boom! Leg drop! E siamo tutti pronti a chiudere, non ci credo! Fare il Ace Splash! Eh sì ragazzi, tutto è chiuso, tutto è chiuso! 1, 2, però qui si distrae!